Il settimo principio è la comunità è maggiore della somma delle sue parti. I movimenti digitali hanno una caratteristica, l'abbiamo osservati molto, l'abbiamo studiato, abbiamo studiato anche tanti altri movimenti che nel mondo si aggregano attraverso una organizzazione distribuita, hanno una grande forza. Hanno la forza di poter incoraggiare quello che viene chiamato surplus civico, che significa la possibilità di poter aggregare il tempo e l'impegno dei singoli, quindi di migliaia o anche milioni di persone, intorno a progetti collettivi. Questo è possibile con organizzazioni che siano decentralizzate e distribuite, perché questo processo consente di focalizzare le persone attorno a dei progetti e fare in modo che il tempo di ogni singola persona sia un vantaggio sociale per tutta la comunità. Solo attraverso l'aggregazione di un gran numero di elementi che arrivano dal basso e un'innovazione che non procede in maniera lineare, si possono avere quelli che sono definiti sistemi affioranti. Noi l'abbiamo visto nell'esperienza del movimento, è capitato in tantissime occasioni, di arrivare ad avere delle proprietà che vanno al di là della capacità del singolo, ma che danno alla comunità una maggiore forza proprio perché mettere insieme tutte le persone non è solo la somma delle sue parti, ma crea un qualcosa, una proprietà che è molto più forte e che è la caratteristica di potenza, di efficacia e di resilienza di un'organizzazione. Le comunità che riconoscono appunto questo potere sono comunità che possono mettere in campo strategie di open innovation, che significa di innovazione aperta per risolvere i problemi locali e nazionali. Oggi la piattaforma Rousseau, ad esempio, come già vi accennavo, ha inserito un processo di ricerca di vari scritti che sono, come dicevo, anche suddivisibili per competenze e per conoscenze. Grazie a questo riconoscimento e al quale bisogna lavorare sempre di più del contributo che ognuno può portare, è possibile immaginare che i problemi locali di magari un singolo gruppo possano essere messi in qualche modo in condivisione di centinaia, di migliaia di persone che possono aggregarsi e grazie a dei processi innovativi risolvere quel problema locale di una città, di un comune che viene amministrato o di problemi più grandi. Lo abbiamo visto nel percorso della pandemia, l'aggregazione di dati, di informazioni e di competenze ha consentito di arrivare alla risoluzione di moltissimi problemi che singolarmente sarebbe stato molto difficile poter affrontare. E poi applicare delle strategie di aggregazione delle risorse interne per promuovere l'intelligenza collettiva. Oggi esistono tantissimi già aree e spazi all'interno della piattaforma Rousseau, come sharing, come e-learning, come open progetto, che consentono di aggregare competenze, persone, risorse per promuovere progetti di intelligenza collettiva. Affinché la comunità abbia una proprietà più forte, data sia maggiore della somma delle sue parti, è necessario ed è fondamentale, qui lo voglio sottolineare, che ci siano spazi di confronto aperti a tutti in maniera continuativa per promuovere l'emergere di posizioni diverse e contrastanti. È ovvio che nelle organizzazioni molto decentralizzate emergono tante idee e quando ci sono tante idee ci sono anche tante idee sulle quali non essere d'accordo. Quindi è necessario che questo confronto avvenga in maniera permanente. Da qui anche l'idea delle sedi digitali tematiche che possano essere uno spazio per i territori. Anche per dibattere di temi, per affrontarli e per far emergere anche esigenze molto prima che diventino appunto dei problemi.